Fondi strutturali, PAC, PNRR, come utilizzarli per rilanciare l'economia del Mezzogiorno, è stato il tema al centro dell'incontro svoltosi alle Hotel di Reggio Calabria e che ha avuto come relatore principale il parlamentare europeo Josy Ferrandino del gruppo politico Renew Europe. Sappiamo che l'Italia, è stata la nazione che ha potuto ottenere più risorse. Queste risorse, perché sono state così elevate? Sono state così elevate purtroppo, ahimè, per i parametri negativi del Sud. Quindi, è giusto che fossero state destinate al Sud una gran parte, così è stato, io ritengo non in modo sufficiente, però comunque si tratta di risorse importanti, risorse che devono servire per far avvicinare la forbice che purtroppo storicamente esiste tra il nord e il sud, deve servire per recuperare tanti anni di mancati investimenti. Questa è l'occasione per risolvere finalmente la grave carenza infrastrutturale che c'è. Parlo di strade, parlo di ferrovie, ma anche i porti. Non dimentichiamo come sono localizzati i porti al centro del Mediterraneo, potrebbero diventare la porta d'Europa. Carenza di infrastrutture che non rende appetibile nessun investitore, quindi non ci presentiamo con quell'appeal necessario per attirare investitori importanti. C'è la necessità di metterli in moto con i comuni, che sono i primi interlocutori di queste realtà, di questi fondi. Bisogna poi lavorare sulle progettualità, bisogna poi renderli concreti. Ci sono un sacco di fondi non spesi, ci sono un sacco di opportunità che spesso non vengono messe a conoscenza della cittadinanza e noi su questo dobbiamo fare anche un'azione di divulgazione. E la scommessa sarà quella di un'Europa che veramente punti ai comuni, punti al sud e punti al mezzogiorno, non solo come area geografica, ma come spazio geopolitico su cui investire risorse importanti nell'interesse della collettività. Solo una città metropolitana con le deleghe delle funzioni potrà fare il salto di qualità. Noi ci stiamo provando con un'interlocuzione seria, sicuramente costruttiva con la Regione Calabria e confidiamo che nel più breve tempo possibile le funzioni possano finalmente essere delegate alla città metropolitana. I funzioni fondamentali, lo stiamo ribadendo nelle diverse circostanze, che potrebbero dare lo slancio definitivo al nostro territorio.